Nuestros ocasos eran más ardientes y las estrellas brillaban más. Y tal vez una pregunta era suficiente para forjar una amistad, o simplemente lo recuerdo así. Miro hacia atrás y anhelo ser ese niño que hoy quiere volver. Sognare si può, la mia economia green. Cinzia Massa, a brevissimo. Ed eccoci qua, sognare si può. Abbiamo aperto la diretta oggi con Cinzia Massa che ci racconta, come al solito, la mia economia green. Oggi parliamo di energie rinnovabili, la troviamo nascosta dietro uno splendido disegno. Allora,
Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati a chi ci ha seguito la volta scorsa. Ben ritrovati assolutamente. Ripartiamo da dove eravamo rimasti dando delle informazioni, ma prima ti prego, raccontami di questo splendido disegno che ti hanno, che dono ti è Questo qua arrivato? è proprio il disegno dell'aneddoto che vi ho raccontato la volta scorsa, e questo è quello che praticamente mi porto come ricordo di quei giorni, di questa bambina di terza elementare che prima ancora di vedere la lezione aveva già fatto questo. È fantastico, no? I bambini sono poi veramente qualcosa di stupendo perché quando noi andiamo a insegnare loro argomenti nuovi, sono subito pronti ad aprire la loro mente e il loro cuore. Loro sono delle spugne, anzi, sono un terreno fertile per il nostro futuro. Assolutamente sì, ma quello che volevamo dire. Con cui volevamo aprire questa nostra puntata, a parte i saluti perché ci stanno già seguendo. Io voglio salutare Maurizio, il maestro Doriano Missora, Mimmo del Giudice, Christian e gli altri che adesso poi via via Un saluteremo. saluto a tutti. Però volevamo introdurre. Allacciandoci a ciò che comunque abbiamo accennato già nella nostra prima puntata, perché questo è il nostro secondo appuntamento con Cinzia, L'abitué ormai. ormai esatto, sei Ah sì, diventata. come prendere il caffè. Ma che piacere, no? È fantastico. No, mi piace ricordare proprio perché abbiamo un po' anche approfondito insieme. Quello che ci siamo detti la volta scorsa, che questo argomento non è nuovo, in effetti è stato affrontato a Stoccolma nel 1972 ad un grandissimo evento in cui si è già trattato dell'importanza della tutela, no? Di questo che è il nostro mondo. E c'è una frase che è molto, 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 molto significativa dal mio punto di vista, tratta proprio Della dai testi, dichiarazione, certo, certo, dalla della dichiarazione dichiarazione sì, stessa, delle dalla Nazioni dichiarazione delle Unite. Nazioni Unite alla conferenza, in effetti, che dice questo, mi permetto di leggerlo. Certo. Così poi lo commentiamo insieme. L'uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che gli assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, morale, sociale e spirituale. Quindi non è che ci siamo arrivati ora. No, questo tra l'altro è uno degli articoli, se uno ha modo di leggerla, questa dichiarazione è molto ampia, è uno degli articoli appunto di questa dichiarazione di Stoccolma del 92, dove diciamo che è cominciato, no, è partito di lì qualche primo sentore dove c'era appunto la necessità di modificare le abitudini e quindi non utilizzare la nostra terra sfruttando tutto quello che era energia fossile e quant'altro, quindi lo sfruttamento del terreno, quindi cercare di dare una via a una visione un po' diversa. Esatto. Tra le altre cose, un'altra curiosità, no? Siamo andati poi a spulciare. Tra l'altro voglio ancora salutare un po' di persone, tra cui Francesco Murlo, che è un grande artista, Antonio Cinello, Laura Mosca, ciao Laura, Ciao, ciao a Piero tutti. Viazzi, Silvano Mercuri, che è un altro artista, anche lui, Massimo Martina, Patrizia Zatra, ciao Patrizia, una vita che non sento più. Patrizia, e comunque un salutone ovviamente a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Un'altra curiosità che appunto abbiamo così siamo andati a cercare e che Questa mi ha è molto una cosa incuriosito. bellissima perché incuriosire le persone, far sì che loro vadano a approfondire questi argomenti è proprio la cosa migliore perché riusciamo a capire quanto è importante, questo argomento. Questo argomento sia. Allora, ha fatto ovviamente scalpore, no? La dichiarazione e la presenza e anche insomma l'impegno di Greta, no? Sì. Ormai tutti conosciamo questa ragazza che si Sì. impegna sull'ecologia, eccetera. Ma in realtà nel 1992 una bimba di 12 anni dal nome, spero di riuscire a dirlo in maniera corretta, ma Seven Suzuki.
E aveva già fatto la sua presenza e la sua dichiarazione, partecipò a un summit della Terra delle Nazioni Unite e fu la prima conferenza mondiale sull'ambiente e lei a 12 anni, quindi tanto tempo fa, già fece la sua presenza e le sue dichiarazioni. Certo. Quindi i bambini sono Questa ragazza, tra presenti. l'altro, adesso è ventenne ed è un'attivista, ha scritto dei libri sul tema, quindi se qualcuno ha piacere di andare a vedere, insomma, è sempre bene tenere presente. Quindi già nel 92 hanno cominciato i ragazzi a dire: A scusate, ci prendersi. siamo anche noi, Sì. soprattutto perché voi prima o poi ci lascerete il posto libero, Esattamente, giustamente, la vita è fatta dice, così, aspetta un e attimo, quindi... per favore prendetevi anche un attimo Ecco, cura. considerate che ci siamo anche noi. Esatto. E non è poco, insomma, occuparsi di questo. Ma non solo, c'è stato anche un altro bimbo. In Sì. realtà aveva soltanto 9 9 anni anni. al Sì. tempo, era il 2011, Sì. che anche lui presenziò sempre Le Nazioni alle Unite. Nazioni Unite e Certo. fece la sua proposta, no? E si Sì. domandò: e se piantassimo 1 milione di alberi in un paese, in ogni paese della terra? Bene, anche questo ragazzo che si chiama Felix, e il cognome è un po' complicato, si vede, ma comunque cercandolo ve lo possiamo leggere lettera Ci per possiamo lettera. Dillo provare, tu, esatto. Ivana. Allora, adesso ci provo. Mannaggia, Finkbeiner, Benissimo. qualcosa così. Allora, Perdonaci questo per il cognome. ragazzo che adesso è anche lui è un attivista, sta portando avanti il suo progetto, quello di praticamente piantare alberi, e quindi è anche molto interessante questo perché gli alberi assorbono l'anidride carbonica, quindi si nutrono di anidride carbonica e lasciano a noi l'ossigeno, quindi piantare tanti alberi è la cosa migliore. Lui sta portando avanti questo progetto e anche lui ha parlato all'ONU dicendo appunto basta parlare, facciamo qualcosa. Esatto, questi bambini da subito, questi, insomma, i bimbi, la gioventù da subito è stata molto presente e ha voluto far sentire la propria voce. Sì, infatti, e soprattutto grazie al progetto che sto seguendo, anche Felix è stato preso in considerazione e quindi l'associazione per cui porto avanti il progetto nelle scuole ha donato a lui, ha dato un contributo e quindi per la piantumazione degli alberi. Sì, E perché lui ha dopodiché, portato avanti questo sì, c'è progetto, ancora, ha creato assolutamente, sì. un'associazione che ancora esiste e Sì. quindi insomma anche voi avete appoggiato. Plant for the Planet si chiama il suo progetto e quindi se insomma avete modo sostenetelo perché è una bella cosa. E lo è moltissimo. Senti, a proposito di questo, accenniamo ancora un attimo a quello che è il tuo progetto e Sì. dopo lo approfondiamo, magari ascoltiamo un po' di musica, però insomma, visto che abbiamo detto che tu, cioè che attraverso anche l'associazione e il progetto che tu stessa sostieni con i bambini, che ti danno tanta soddisfazione, Vedi, mi perché abbiamo regalano visto anche dei bellissimi disegni, disegni. esatto, Sì. ecco. Sì, allora questa appunto associazione è nata nel 2009 e porta avanti proprio anche sulla linea di questi bambini, porta avanti il discorso della conoscenza, innanzitutto delle problematiche ambientali, quindi i cambiamenti climatici e l'impatto ambientale, e poi attraverso questo si viene a conoscenza di come diciamo migliorare o portare il nostro contributo attraverso le energie rinnovabili, e questo è quello che si fa nelle scuole. Ed è un progetto veramente molto molto importante. E tra l'altro approfitto per dire, visto che siamo ancora in diretta faccia libero, intanto salutiamo anche tutti gli altri che sono molto contenta, ci sono tante persone che ci stanno ascoltando, Gianna, Tamara, Fernanda Sacco, Paolo, ancora Carlo, Edo e Bene, tutti gli bene, altri. grazie a Noi li tutti e salutiamo se tutti quanti. avete piacere approfondite questo argomento perché è veramente molto importante sostenerlo. Diciamo dopo aver postato la puntata, Sì. sotto magari noi metteremo tutti i link, così se avete piacere potete andare a sbirciare, ad approfondire o a chiedere direttamente a Cinzia, fate vobis, se Certo, allora avete. innanzitutto se volete, se avete piacere, potete vedere insomma sui miei profili
profili Facebook, Twitter, Instagram e poi anche LinkedIn, insomma, c'è la possibilità di venire a conoscenza di tutti questi progetti. Io poi posto direttamente quello che è il sito effettivo, no? Non, nel senso che insomma. E poi ci sono anche tutti i link che metteremo, appunto, come hai detto tu, insomma, postati sotto Esatto, alla così si può nostra andare a diretta. curiosare. Adesso ascoltiamo un pochino di musica e torniamo con Cinzia fra pochissimo. Io metto la musica, ma siamo ancora in diretta Ah, Facebook, ok, allora Te non lo facciamo. dico, Ed eccoci qua, siamo tornati con la nostra Cinzia, con tutto il suo sapere a proposito della mia economia green. Ecco, tutto il mio sapere sulla mia economia green nasce anche dal fatto, e devo ringraziare di questo,
insomma, l'azienda per cui porto avanti il progetto e anche delle persone speciali che ci danno l'opportunità di conoscere queste cose, perché sennò da sola non si fa niente. Ma esatto, è sempre importante, sì, appoggiarsi e avere un supporto, no? Perché poi il gruppo in realtà che permette di diffondere e permette anche di conoscere, di fare progetti, di fare cose, perché l'associazione in realtà è da diversi anni Allora, che questa si associazione. prodiga. Sì. No? In diverse attività, sempre più importanti e sempre più anche sul territorio. Sì, allora questa associazione nasce appunto con l'obiettivo e con la visione, quindi ringrazio anche i nostri presidenti fondatori, che sono veramente delle persone eccezionali, che hanno praticamente preso in considerazione proprio questi ragazzi che davano insomma la loro richiesta, no? Di considerazione. E nel 2009 appunto nasce questa associazione per la sostenibilità delle energie rinnovabili, per appunto la conoscenza dell'ambiente e appunto di quello che praticamente saremmo andati incontro se non avremmo fatto quello che dovremmo fare ancora, perché non abbiamo fatto proprio quasi Sì, niente. in realtà almeno ce ne Ecco. stiamo rendendo conto e questo è già un grande passo. È vero che abbiamo cominciato 50 anni fa quasi, Ecco, però sì. i primi passi reali. Quasi quasi sono andati più velocemente sulla Luna che risolvere il problema ambientale. Esatto, ma anche perché, questa è un'opinione mia personale, diciamo che di danni ne abbiamo fatti un bel po' nel tempo, vuoi per ignoranza, vuoi perché comunque tutto questo sviluppo, tutta questa frenesia, no, nel creare non dava la percezione, forse inizialmente, di quanto danno avremmo invece poi causato. Sì, i danni sono tantissimi e poi tra l'altro appunto l'associazione collabora anche con la Federazione Medici Pediatri e 2 anni fa hanno fatto uno studio monitorando 75 bambini in diversi punti dell'Italia e questi bambini avevano in dotazione un piccolo dispositivo che li accompagnava 24 ore su 24. Bene, sono venuti fuori insomma dei dati veramente allarmanti e quindi questo se volete poi può essere approfondito, magari anche questo metteremo il link su questo Sì, poi magari ne oppure parleremo più a fondo in una sì. puntata successiva eventualmente, perché quando si parla di bambini poi. Ecco, e quindi ci si è resi conto che quello che respiriamo è veramente un cocktail micidiale. E considerando che l'aria non possiamo fare a meno di respirarla, perché voglio dire, se no non esistiamo nemmeno. L'acqua, Diciamo che abbiamo un problema, ecco, senza respirare non riusciamo a l'acqua stare. parte dal cielo, va alla terra e viceversa, e anche questa, man mano che fa tutto il suo ciclo, viene continuamente inquinata, deturpata e quant'altro, e quindi noi ci stiamo avvelenando con le nostre mani. Esatto. E poi non solo, poi nell'arco del tempo l'associazione ha via via continuato con Allora, le proprio per iniziative. portare a conoscenza di queste iniziative e quindi dei problemi climatici, ambientali, è stato praticamente istituito un format che viene portato nelle scuole. Ovviamente dietro c'è una grande formazione, c'è veramente un grande lavoro. Questo format è dedicato ai ragazzi proprio per conoscere innanzitutto i problemi che ci sono e poi come risolvere. Quindi dalla necessità ci sono le soluzioni e da questo possiamo veramente prendere in considerazione quelle che sono le energie rinnovabili che poi sono sempre state al nostro fianco, ma noi non le abbiamo prese molto in considerazione. Esatto, tra l'altro questo progetto nasce nel 2014 e ha ottenuto diversi riconoscimenti nel Allora, la tempo. prima volta che questo progetto è stato praticamente presentato, è stato presentato al Senato con alcune classi delle scuole romane, ovviamente non tutte perché Roma è grandissima, ma comunque una Certo. rappresentanza, e questi ragazzi hanno assistito alla prima edizione del Sole in Classe. E
l'allora Presidente della Repubblica ha scritto praticamente una lettera e da questo praticamente riconoscimento, man mano che si è andato avanti, questo progetto è stato anche inserito praticamente nel MIUR, che è Esatto, praticamente il, ecco, il Ministero dell'Istruzione, perfetto. dell'Università e della Ricerca lo ha inserito proprio nella circolare Sì, che riguarda. della proposta formativa di tutte le scuole e quindi ancora di più praticamente i dirigenti scolastici ci danno questa possibilità di portare nelle scuole appunto queste lezioni e i ragazzi sono estremamente talmente entusiasti che poi fanno degli elaborati e successivamente possono partecipare addirittura ad un concorso che si tiene una volta l'anno. Ecco, questo è molto interessante. Tra le altre cose, se siete docenti, se andate appunto a scuola e volete avere informazioni in più da portare ai vari istituti, basta contattare Cinzia, oppure adesso anche lì metteremo Sì, i certo, vari ci link sono. sotto il post in modo che Sì. possiate in qualche modo avere. Contattare l'associazione, segnalare la scuola e appunto attraverso dei dirigenti scolastici si prende il contatto e si fa appunto questa diciamo Questo progetto, programmazione esatto, si porta della avanti, lezione per esatto. i ragazzi delle scuole elementari e medie, quindi terza, quarta, quinta e prima media. Bellissimo, tra l'altro io ho avuto il privilegio di vederti all'opera ed è stato veramente affascinante vedere e sentire l'entusiasmo dei ragazzi e le domande che fanno, quanto sono comunque già preparati in qualche modo e hanno questa mente così aperta a trovare soluzioni che veramente credo che sia non sempre semplice avere, cioè, poter soddisfare tutte le loro curiosità. Sì, questo nasce anche dal fatto che praticamente le notizie ci sono, vuoi dai telegiornali, vuoi dai post, anche dai social, poi si va in piazza. E a questo proposito, ecco appunto, ti voglio raccontare poi dopo una cosa. Quindi sono molto stimolati. In un momento appunto della lezione c'è anche la possibilità di fare, noi lo chiamiamo il time question, no? Cioè, per fare delle domande, delle risposte. In teoria loro fanno le domande e noi dovremmo dare le risposte. Certo. Io invece faccio un'altra cosa, chiedo proprio ai ragazzi, secondo voi come potremmo risolvere questa cosa? E diciamo che loro danno le risposte e a volte sono più acuti di noi. Spesso, sicuramente spesso lo sono. Senti, ascoltiamo ancora un po' di musica, così poi ritorniamo per sentire Sì, quell'aneddoto che hai detto che vuoi raccontarmi, l'aneddoto. perché io sono molto curiosa. E Va bene. poi per salutarci, perché non te lo vorrei dire, ma la nostra mezz'ora vola via. Vola, vola, vola. Vola, vola veramente. A fra pochissimo.
Ed eccoci qua, siamo ritornati. Io sfumo un po' la nostra musica perché sono curiosa. Perché Cinzia mi ha abbandonato con, cioè mi ha lasciato in sospeso con questo. Poi ti racconto. Vedi, sono una nuova signora in giallo. È assolutamente sì, mi tieni. La nuova Jessica. Sì. Jessica Green. Che io, mi piace questa Jessica Green. Io ti dico che la Fletcher l'ho seguita tantissimo e mi piacciono i gialli da morire, te ecco. Lo dico. Dunque, allora, era settembre scorso quando, non so se vi ricordate, tutta la città di Torino è stata praticamente bloccata perché c'era la manifestazione dei ragazzi sull'ambiente. Sì, sì, e sì. E quindi io stavo andando in stazione, dovevo prendere un treno per, insomma, andare a una convention e quindi sul pullman, insomma, un disastro, c'erano questi ragazzi che stavano cercando di capire come fare per raggiungere. Insomma, che tutti si stavano anche un po' lamentando, giustamente, perché insomma i disagi esatto. Ci sono, senza sì, dubbio, sì, sì, è sicuramente sì. Un'iniziativa giusta, ma in ogni caso chi deve utilizzare, insomma, altri sistemi per muoversi aveva un po' di problemi. Detto questo, c'erano appunto dei ragazzi e allora io ho chiesto, ma secondo voi come mai andate tutti in piazza, no? E per appunto per chiedere, no, come fare per questi problemi ambientali, eccetera. Ma perché se no nessuno ci pensa? E gli ho detto, ma i vostri genitori cosa ne pensano? E lui, questo ragazzo in particolare, mi ha risposto, ma loro non vengono. Loro non vengono. Allora ho detto, e secondo te perché? E questo ragazzo mi fa, perché si vergognano. Perché ecco, si vergognano, un questo po' è vero. Veramente è una, secondo me, una grande botta allo stomaco, perché se noi ci vergogniamo di queste cose, forse qualche problema c'è, ce l'abbiamo. C'è qualcosa che non va, esatto, perché che non è solo all'ambiente. Effettivamente, ecco... Sì, qualche cosa da rivedere penso ci sia, perché se c'è una cosa di cui non dovremmo assolutamente vergognare, forse ci dovremmo vergognare di aver ridotto così il pianeta, piuttosto no, ma che... Forse questo ragazzo voleva dire magari questo. Voleva intendeva questo, penso che questo ci può stare, no? Dovremmo certo. Vergognarci di quello, non certo di andare a cercare di far sentire la nostra voce per mettere un pochino le cose a posto. Dobbiamo mettere le cose a posto, dobbiamo appunto prendere in considerazione veramente, insomma, il discorso, perché è importante, ne va della nostra vita e del nostro futuro. E riallacciandomi al progetto che sto seguendo nelle scuole, il prossimo anno appunto il Ministero dell'Istruzione lo ha inserito appunto nella, praticamente come materia scolastica. Esatto, finalmente. Quindi, cioè, sì. Nel senso che questo io trovo sia effettivamente un passo importante, no? Perché se impariamo a essere consapevoli, conosciamo la materia, magari si cresce già con delle abitudini giuste, diverse, no? Esatto. Ecco, abitudini sostenibili, e quindi proprio come si svolge nella lezione, quando diciamo come facciamo a diventare da un'abitudine grey, quindi impattante nell'ambiente, abitudine green, queste abitudini devono essere proprio il nostro stile di vita. E a questo proposito, se tu mi permetti, volevo appunto, certo che ti permetto. Volevo appunto ricordare che metteremo tutti i link, e
se volete sostenere appunto i progetti che si portano avanti con questa associazione, c'è appunto la possibilità attraverso il sito come sostenerlo, quindi o un 5 per 1000 oppure un tesseramento, o se vi fa piacere c'è anche la possibilità di diventare dei volontari e perché no dei delegati o degli ambasciatori. Ecco, tutto questo si può approfondire. Naturalmente io voglio ricordare a tutti che il nostro è un appuntamento periodico, quindi se avete delle domande che volete porre a Cinzia, scrivetecele. Sì, certo. O in privato, ma magari scrivetele sotto il post, in modo che noi nei prossimi incontri possiamo eventualmente affrontare con Cinzia, darvi che è una consulente, darvi dei punti o degli spunti per andare appunto a verificare oppure a informarvi o approfondire questi argomenti, e quindi con appunto la energia che è quella poi che ci caratterizza, no? L'energia delle persone, cioè il fattore umano, possiamo veramente fare delle grandi cose. Assolutamente. E soprattutto con i ragazzi e con le scuole, e in particolare adesso si sta chiudendo praticamente il momento in cui loro hanno prodotto degli elaborati e che saranno poi portati a questo grande evento dedicato alle scuole, e magari se ci seguite poi vi dirò come fare per sostenerlo e quindi far vincere magari chissà qualche scuola di Torino. Perché no? Esatto, tra l'altro lo ricordo ancora perché secondo me è veramente importante, è possibile fare in modo che questo progetto, sì, possa segnalando la essere scuola che voi avete piacere, esatto, insomma, che quindi sia possa essere contattata. Portato all'interno della scuola dei vostri figli, quindi basta solo informarvi e trovare il modo attraverso Cinzia o attraverso il sito che noi, sì, attraverso i link, sì, che noi, sì, metteremo, sì, tutti i link, di fare in modo che la vostra scuola possa essere tra quelle che possano usufruire del progetto. Del progetto, e magari, poi magari se i ragazzi sono, come ho visto, sono così partecipi, possono magari produrre l'elaborato e chissà, magari vincere qualche interessante premio. Esatto. Poi magari nelle prossime puntate entriamo un attimo più nel merito, perché esatto, c'è proprio la possibilità per le scuole che vincono di avere dei premi importanti, sì, che permettono, sì, 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 di sostenere ulteriori altri progetti all'interno della scuola. Quindi certamente. Non è qualcosa di effimero, non so come dire, è proprio qualcosa. Anzi, se vi fa piacere, sotto questi vari link metterò proprio anche il link di una professoressa, un insegnante che insomma nella sua scuola è stato fatto questo progetto e quindi ha avuto il beneficio di vincere uno dei premi, perché insomma tutti gli anni ce ne sono, poi sono tanti premi, e quindi insomma questa è una dimostrazione, una testimonianza di come facendo del bene si fa del bene. Esatto, questa è una grande verità secondo me. Io Cinzia ti ringrazio infinitamente per tutto quello che hai condiviso con noi e per quello che poi ancora ci verrai a dire, però intanto grazie per l'entusiasmo, per il tuo sorriso, perché adesso noi l'abbiamo fatto vedere ad inizio puntata, perché come hai detto giustamente tu, poi questi bei progetti ti portano veramente qualcosa in più anche nel cuore, no? Sì. Proprio con lo scambio tra le persone, tra le energie buone delle persone, che sono che a volte sicuramente ci siamo green. Un po' dimenticati della nostra energia buona, cioè tentiamo di alimentarci tanto, ma in realtà siamo tutti con un grande bagaglio di energia positiva, dobbiamo soltanto tirarla fuori, e sicuramente di questo ringrazio anche te, di questa opportunità, ringrazio ovviamente l'azienda per cui porto avanti questi progetti, perché è un'opportunità incredibile, e soprattutto ringrazio tutti quelli che ci ascoltano e che sono interessati a questo argomento. Esatto. La mia economia green tornerà fra 15 giorni con Cinzia Massa, e mi raccomando, preparatevi le domande, perché Cinzia potrà portarci qualche risposta. Sognare si può, alla prossima. Alla prossima. Straight 10 out of 10, every now and then change of dress. Born in 98, never had to wait. Go ahead and say it, she's so blessed. Click the camera,
in her daddy's car. She's a superstar, you wouldn't have guessed that she's wearing, and it looks so natural. And she said that you were up like this. And if I don't find love, then I don't find love. You know the game is tough. Raise the camera up, Selena, 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 don't work out. Selena, 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 don't work out. Darcy hairline makes her face shine, takes a photograph on the treadmill. Another duck face for the timeline. Don't we all wish we could be her? If we don't find love, then I don't find love. 'Cause the game is tough. Raise the camera up, Selena, 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 don't work out. 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 There she goes again, straight 10 out of 10. Every now and then, change of dress. Born in 98, never had to wait. Go ahead and say she's so blessed. Click the camera in her daddy's car. She's a superstar, you wouldn't have guessed that she's wearing, and it looks so natural. And she said that she will outlast.